Concludo l'argomento e facciamo un paio di esercizi. Una cosa che mi era sfuggita, prezzo uguale costante. Si dice che la singola impresa è price taker. Lo trovate in questo modo spesso sui libri, per dire appunto che la singola impresa come dire, prende la traduzione proprio, insegue il prezzo, prende il prezzo come dato. Poi ancora, detto ciò che mi era sfuggito, abbiamo visto qual è la curva di offerta della singola impresa. Per definizione la curva di offerta di mercato è la somma delle curve di offerta delle singole imprese. La curva di offerta di mercato è la somma delle curve di offerta delle singole imprese, cioè Q grande uguale Q grande S di P, curva di offerta del mercato, sarà data la sommatoria per I che va da 1 a N, dove N è il numero delle imprese presenti nel mercato, delle curve di offerta QS con I funzione di P. Vediamo una cosa interessante. Qua ci mettiamo la quantità e qua ci mettiamo il prezzo. Supponiamo di avere due imprese, un'impresa 1 e un'impresa 2. Disegniamo le curve di offerta delle due imprese. Prezzo uguale costo marginale, quindi sia questa la curva di offerta dell'impresa 1, quindi Q1, e questa è la curva di offerta dell'impresa 2, Q2. Bene, che cosa vediamo? Che per un prezzo fino a che il prezzo si mantiene da 0 a questo valore, P2, offre solo l'impresa 2. L'impresa 1 ancora non offre, offre una quantità pari a 0. Quindi, anzi, per prezzi inferiori da 0 a P2 non offre nessuna delle due. E quindi la curva di offerta del mercato è 0. Quindi per prezzi inferiori a questo valore non offre nessuna delle due imprese. No? Stiamo nel lungo periodo, ad esempio, entrambe le imprese escono fuori dal mercato. Quando il prezzo supera questo valore inizia a offrire l'impresa 2. E quindi la curva di offerta del mercato, somma delle curve di offerta delle due imprese, è uguale solo alla curva di offerta dell'impresa 2. E quindi sarà questa. Segniamo in rosso A. Facciamo confusione. Quindi questo pezzo più questo pezzo. Fino a quando? Fino a un prezzo P uguale P1, questo qui, quando inizia ad offrire anche l'impresa 1. Per prezzi superiori a P1 dobbiamo sommare la quantità offerta all'impresa 1 e la quantità offerta all'impresa 2. Per esempio, per questo valore qua, di star, questa è la quantità offerta all'impresa 1, questa è la quantità offerta dall'impresa 2. Quindi per ottenere la quantità offerta totale dobbiamo sommare questo segmento e questo segmento, cioè aggiungiamo questo segmento qui. Vediamo che sia questo. Questo è il punto ottenuto. Facendo questa costruzione punto per punto otteniamo la curva di offerta del mercato, che magari sarà questa. Quindi la curva in rosso sarà la curva di offerta del mercato. Entra una terza impresa, che magari offre da un prezzo superiore, cosa avremo? Che magari la curva di offerta diventa così, cioè man mano che entrano imprese la curva di offerta del mercato tende a diventare più orizzontale, d'accordo? Man mano che entrano imprese la curva di offerta tende a diventare più orizzontale, e questo ce lo dobbiamo ricordare perché ci serve subito. Questa è la curva di offerta del mercato. Intersechiamo la curva di domanda del mercato. Supponiamo che la curva di domanda del mercato
sia una certa curva, magari sia questa, facciamo un po' di pulizia, la possiamo eliminare, no, supponiamo che la curva di domanda di mercato sia ad esempio questa qui, questa in azzurro. Questa è la curva di domanda, questa è la curva di offerta, dall'intersezione viene fuori l'equilibrio di mercato. Q star, e qui avremo il nostro prezzo di equilibrio P star. Vediamo questo P star, non serve più. E leviamo anche le singole curve che a questo punto prendono il disegno solo. Facciamo un po' di pulizia, ecco qua. Allora, questa è la curva di domanda del mercato e questa è la curva di offerta del mercato. Intersezione, punto di equilibrio, Q star, P star. Vediamo cosa succede alle singole imprese. Adesso rientriamo nella dimensione singola impresa, cioè portiamo avanti questo P star qui e qui. Questo grafico è il grafico del mercato, qui ci mettiamo Q grande, mettiamoci nel grafico invece Q piccolo, prezzo, e vediamo cosa succede per il prezzo di equilibrio. Disegniamo curve di costo medio e marginale di tre generiche imprese che si trovano nel mercato, ce ne sono molte, lo sappiamo, magari ci saranno imprese che si trovano in questa condizione, imprese che si trovano, segniamo orizzontale, va? Imprese che si trovano in quest'altra condizione e imprese che si trovano invece in questa condizione. AC1, MC1, AC2, MC2, C3, MC3. Quindi supponiamo che dimensione impresa, abbiamo imprese che abbiano questa curva di costi, marginali di questo tipo, curve di costi e costi marginali di questo tipo e curve di costi, marginali di questo tipo. Nessuno dice che in concorrenza perfetta le imprese abbiano la stessa tecnologia, guardate bene, nelle condizioni le imprese non hanno la stessa tecnologia, quindi è ragionevole che abbiano curve di costo diverse. Cosa producono? Prezzo uguale costo marginale. Questa impresa produce questa quantità qua, 1, questa impresa produce questa quantità qua, Q2, questa impresa produce questa quantità qua, Q3. Bene, queste tre imprese però sono molto diverse, perché questa impresa e questa impresa lavorano al di sopra dei costi medi, nel punto in cui il prezzo è uguale ai costi medi e nel punto in cui il prezzo è inferiore ai costi medi. Vediamo cosa cambia. Facciamo un generico disegno, qua ci mettiamo AC e qua ci mettiamo il prezzo, e qua ci mettiamo il costo marginale. Se lavoriamo in questo punto, quindi stiamo ingrandendo il primo riquadro, il profitto dell'impresa, pi greco, sarà dato dai ricavi meno i costi. Chi sono i ricavi? P per Q, cioè l'area di questo rettangolo. Anzi, facciamola così, forse si capisce ancora meglio. Possiamo scrivere quindi uguale P per Q meno i costi. D'accordo? Ma i costi possiamo scriverlo come P per Q meno i costi diviso Q per Q. Non ho fatto altro che dividere e moltiplicare per Q. E quindi uguale a P per Q meno AC per Q. Perché C diviso Q è uguale a C. Benissimo. Chi è P per Q? Il rettangolo che disegniamo in rosso. Chi è AC per Q? Prendiamo AC, che è questo punto qui,
non è il minimo, sembra il minimo, ma non c'entra niente il minimo, perché il minimo vi ricordo, anche se è disegnato male, lo disegno un po' meglio, ecco, si capisce meglio, il minimo è questo punto qua, d'accordo? Quindi qui è questo punto qua, questo non c'entra niente, questo è il minimo, perché sembrava uguale al minimo, quindi AC per Q, questo è AC, è questo punto qua, AC per Q, e quindi AC per Q è il rettangolo in azzurro, questo qui. Il profitto quindi è la differenza tra il rettangolo rosso e il rettangolo azzurro, quindi il rettangolo bianco, questo qui. Spero si capisca, ma dovremmo esserci, d'accordo? Quindi P per Q, rettangolo rosso, ricavo, AC per Q, rettangolo azzurro, i costi, la differenza, profitto. In questo caso la differenza è positiva, il profitto è positivo. Quando l'impresa produce ad un prezzo superiore al costo medio, ad un prezzo superiore al costo medio, l'impresa fa profitti positivi. Quando invece, e siamo in queste condizioni, l'impresa produce a un prezzo inferiore al costo medio, qui il costo medio è qui sopra, l'impresa fa un profitto negativo. Se andassimo a disegnare questo rettangolo, questo sarebbe il profitto negativo. Quando l'impresa produce a un prezzo uguale al costo medio, l'impresa fa profitto nullo, come in questo caso. Quindi le imprese di questo tipo fanno profitto positivo. Le imprese di questo tipo fanno profitto uguale a zero, le imprese di questo tipo fanno profitto meno che di zero. Questo cosa significa? Che c'è libertà di entrata e uscita nel mercato, stiamo nel lungo periodo, che hanno già ottimizzato tutto, queste imprese vanno via, fanno profitto negativo e vanno via, d'accordo? Ma ci sono però imprese di questo tipo, con questa tecnologia, che entrano nel mercato, perché sono attratte da profitti positivi. Queste invece permangono perché sono nel punto di indifferenza. Queste imprese fanno profitto positivo e quindi altre imprese con questa tecnologia prima o poi entreranno nel mercato. D'accordo? Se ci sono altre imprese che entrano nel mercato, prima o poi questa curva di domanda diventa più orizzontale, l'abbiamo appena visto. Imprese entrano, curva che diventa più orizzontale. Adesso lo va a disegno a tratti, ad esempio la nuova curva, non di domande, che scusa, di offerta, la curva di offerta diventa più orizzontale, ad esempio la nuova curva di offerta diventa questa, d'accordo? La curva di domanda non si muove, il che significa che il prezzo di equilibrio si abbassa, diventa questo, un nuovo prezzo di equilibrio fissato, d'accordo? Andiamo a vedere che cosa succede, disegno un po' storta, perché naturalmente... Ecco qua. Queste imprese che prima producevano al prezzo uguale al costo medio, adesso producono a un prezzo, questo è il nuovo prezzo di equilibrio, più basso del costo medio. Fanno profitto negativo, escono dal mercato. Queste imprese che prima producevano a un prezzo superiore al costo medio, adesso producono esattamente a un prezzo uguale al costo medio. Fanno profitto nullo. Quindi siamo arrivati a una nuova condizione di equilibrio del mercato. Queste sono uscite, queste fanno profitto nullo, non hanno interesse a uscire, ma non c'è anche nessuna impresa che abbia interesse ad entrare, perché se entra anche solo una nuova impresa, la curva si abbasserebbe un po' e l'impresa che entrerebbe farebbe profitto negativo insieme a tutte queste. Adesso non è che un'impresa entra per fare dispetto agli altri, per far fare profitto negativo agli altri. L'impresa entra se fa lei profitto almeno nullo. Quindi qui non c'è spazio per nuove imprese, l'equilibrio è stabile. L'equilibrio in concorrenza perfetta si ha quando tutte le imprese fanno profitto nullo, cioè lavorano al prezzo pari al minimo dei costi medi. Quindi nel lungo periodo, equilibrio di concorrenza perfetta, tutte imprese fanno profitto nullo,
cioè lavorano a un prezzo P star uguale al minimo dei costi medi. Nessuno ha incentivo a entrare. In realtà, se vogliamo, dico un'inesattezza, ma insomma per capirci, nel lunghissimo periodo, cioè prima o poi, ci sarà qualche impresa che entrerà nel mercato con una nuova tecnologia. Si inventerà qualcosa di nuovo, farà innovazione, quindi entrerà nel mercato con questa curva di costi. Ottimizzerà la tecnologia, sarà più efficiente, lavorerà a costi medi più bassi. Questa impresa avrà incentivo a entrare nel mercato, perché anche se fa abbassare la curva di offerta, spiazzerà tutte queste che faranno profitti negativi, questa impresa entrerà facendo prima profitti positivi e poi via via profitti nulli. Quindi tutte queste usciranno via e rimarranno queste imprese qua. La pressione è verso un ulteriore abbassamento del prezzo di equilibrio. Quindi in concorrenza perfetta, un equilibrio di, tra virgolette, lunghissimo periodo spinge il prezzo via via verso valori più bassi, perché man mano che si fa innovazione, si fa ricerca e così via dicendo, le imprese entrano con tecnologie via via minori e quindi anche questo equilibrio di cui abbiamo parlato prima non è infinito, d'accordo? Sarà prima o poi perturbato da qualche impresa con nuove tecnologie che spingerà ancora il prezzo verso il basso. Va bene? Domande? Allora, incominciamo a fissare le idee facendo un primo esercizio. Un po' il primo esercizio che facciamo è l'esercizio a pagina 6 numero 1. Allora, sia C uguale 0,1 y al quadrato meno y più 3,6. La funzione di costo totale di un'impresa che opera in un mercato perfettamente concorrenziale, dove Y indica la quantità del bene prodotto dall'impresa, sia Y grande uguale 50 meno 10P, la curva di domanda del mercato relativo al bene prodotto dall'impresa. Si determina la curva di offerta dell'impresa nel breve e lungo periodo. Prima domanda. Facciamolo. Abbiamo detto la condizione è prezzo uguale costo marginale, massimizzazione del profitto, cioè uguale a, facciamo la derivata rispetto a y, c su y uguale a 0,2y meno 1, quindi y uguale a p più 1 diviso 0,2. Adesso dobbiamo dividere tra lungo e breve periodo. Nel lungo periodo la condizione è Cn maggiore o uguale di AC. Facciamo questa, risolviamo questa diseguaglianza. Cm l'abbiamo appena scritto, 0,2y meno 1, maggiore o uguale di AC. AC è C diviso Y. Quindi scriviamo maggiore o uguale di C diviso Y, che è uguale a 0,1Y meno 1 più 3,6 diviso Y. Risolviamo la diseguazione, meno 1 va via con meno 1, poi abbiamo questo che va via con questo e diventa 0,1, poi abbiamo questo che diventa quadrato, questo che diventa 36 e quindi è y maggiore o uguale di 6.
y maggiore o uguale di 6 significa P maggiore o uguale di 0,2 per 6 che fa 1,2 meno 1 uguale 0,2. Allora possiamo scrivere la curva di offerta nel lungo periodo, LP, lungo periodo. Y uguale P più 1 diviso 0,2 per ogni P maggiore o uguale di 0,2. Y uguale a 0 per ogni P minore di 0,2. Attenzione! 0,2 è il punto in cui i costi marginali intersecano i costi medi, cioè il punto di minimo dei costi medi. Ricordiamocelo, questo valore è il valore che rappresenta il punto di minimo dei costi medi. Ci servirà dopo. Breve periodo, invece, deve essere CM maggiore o uguale di ABC. Quindi 0,2Y meno 1 maggiore o uguale di ABC, e ABC è CV diviso Y, che è uguale a 0,1 Y al quadrato meno Y diviso Y, facciamo già la divisione, quindi uguale a 0,1 Y al quadrato diviso Y, cioè 0,1 Y meno 1. Risolviamo la disequazione, meno 1 va via con meno 1, evidentemente questa è y maggiore o uguale di 0. Entriamo qui dentro, p maggiore o uguale di meno 1. Ovviamente a noi non interessa p maggiore o uguale di meno 1, perché ci interessano solo i prezzi positivi, e quindi prenderemo p maggiore o uguale di 0. Quindi, breve periodo, lo scriviamo qui a fianco. Curva di offerta nel breve periodo, y uguale p più 1 diviso 0,2 per ogni p maggiore o uguale di 0. In questo caso non c'è neanche bisogno della parentesi graffa. Sempre. D'accordo? Domanda B. L'equilibrio di lungo periodo del mercato. L'equilibrio significa prezzo, quantità, numero di imprese, livello dei profitti. Nell'ipotesi che tutte le imprese siano caratterizzate dalla medesima struttura di costi. Quindi facciamo l'ipotesi che tutte le imprese siano uguali, caratterizzate da questa funzione di costi. Bene. L'equilibrio è sempre di lungo periodo, anche se non lo dice, se dice l'equilibrio di mercato si sottintende di lungo periodo. Allora, diciamo n il numero di imprese esistenti nel mercato. La curva di offerta dell'industria di lungo periodo, curva di offerta dell'industria, è la somma delle curve di offerta delle singole imprese. In questo caso sono tutte uguali, e quindi la curva di offerta dell'industria è y grande uguale n volte p più 1 mezzi per ogni p maggiore o uguale 0,2, y grande uguale a 0 per ogni p minore di 0,2. Curva di offerta dell'industria, n volte la curva di offerta delle singole imprese, perché sono tutti uguali. Equilibrio, domanda uguale ad offerta, cioè y domandata uguale y offerta, ys. Y domandata, abbiamo lì l'equazione, 50 meno 10p uguale y offerta, questa roba qui, uguale a n p più 1 mezzi, d'accordo? Vedete, questa equazione ha due incognite, questa è n che moltiplica questa roba qui, ha due incognite, n e p, quindi apparentemente è risolvibile. Noi cosa facciamo, però? Ci ricordiamo che all'equilibrio di lungo periodo, l'abbiamo appena visto, inutile che rifaccio il disegno, le imprese fanno profitto zero, cioè lavorano nel punto di minimo dei costi medi, cioè nel punto in cui è P uguale 0,2.
Quindi risolviamo questa equazione e P uguale, P uguale 0,2. Viene fuori 50 meno 10 per 0,2 uguale ad n per 0,2 più 1 diviso 2. Questo è 6, questo qua è 2, 50 meno 2, 48, diviso 6, 8, n uguale a 8. D'accordo? Ci troviamo? Quindi ci sono esattamente 8 imprese in questo mercato. Attenzione, una parentesi, sennò poi mi dimentico, non so quali esercizi farò in futuro. Qui viene un numero intero, senza nessun tipo di approssimazione, un numero intero perfetto, e quindi abbiamo chiuso il nostro discorso. Cosa sarebbe successo se qui ci fosse stato 51? 51 meno 10p. Vediamo. 51 meno 10p uguale n di più 1 mezzi. Avremmo risolto per p uguale 0,2, cioè 51 meno 10 per 0,2 meno 2, e questo fa 49, d'accordo? Era uguale a n sesti, come prima, quindi uguale a n sesti. Questo viene n uguale 49 sesti, cioè 8, quant'è un sesto? 167, d'accordo? Che cosa significa questo? Significa che in questo mercato, poiché il numero di imprese non può essere uguale a 8,167, o sono 8 imprese o sono 9 imprese, significa che in questo mercato non c'è posto per la nona impresa, cioè 8 imprese fanno profitti positivi, la nona impresa farebbe fare profitti negativi. Quindi la soluzione sarebbe n uguale a 8. Questo indipendentemente da questo valore, anche se fosse stato 8,999999, la soluzione sarebbe stata sempre n uguale a 8. Siamo autorizzati a mettere n, qua non c'è approssimazione che tenga, d'accordo? Qui viene n uguale a 8,0000, perciò ci siamo fermati. Se fosse venuto 8,9999 non avremmo potuto approssimare, avremmo dovuto mettere comunque n uguale a 2, d'accordo? Allora ritorno in questo esempio e poi ritorniamo alla soluzione del problema. Cosa avrei fatto quindi qui? Avrei preso questo n uguale a 8, sarei entrato qui dentro e avrei calcolato il prezzo di equilibrio. Facciamolo un attimo. Avrei preso n uguale a 8, e avrei scritto 51 meno 10p uguale a 8 per p più 1 mezzi. Quindi avrei fatto 1,4 e avrei scritto 51 meno 4 sarebbe stato uguale a 14p, cioè p sarebbe venuto fuori a 47 quattordicesimi. Qualcosa però che ho sbagliato, perché quando veniva P uguale 0,2 no, che è meno 4, ecco perché non mi ricordo, no, chiedo scusa, eh. Allora, avrei fatto 51 meno 10p uguale 4p, si viene così, più 4 nei 2, 6, perché non mi ci ritrovo? Perché qui viene p a P uguale a 51 meno 4, 47 quattordicesimi, viene troppo alto,
che veniva un prezzo uguale a 0,2. Allora, vediamo un attimo, 50 meno 2 uguale n, qua veniva 6, quindi n veniva effettivamente 8. Quanto viene qua 47 diviso 14? Però viene un valore elevatissimo. Professore, scusi, sì. Ma lì non è 0,6? Dove 0,6? N per 0,6. Sì, ecco perché non mi ci ritrovavo, chiedo scusa, qui è 1 e 2 diviso 2, quindi 0,6. Professore, sì. Però forse perché sotto il denominatore ho scritto 2, però c'era 0,2 che era il P più 1, 0,2. Ecco. Il risultato era quello però. Sì, il risultato era quello. Ho scritto qui 0,2, chiedo scusa, ho fatto un po' di confusione. Quindi qua era 1 e 2 diviso 0,2 e qui ci troviamo correttamente, siamo d'accordo. Mentre invece dove non ci troviamo era qui 0,2. D'accordo? Adesso sì, me lo ritrovo. Quindi in questo caso veniva qui 0,2 e adesso dovremmo ritrovarci. Abbiamo detto che veniva comunque n uguale ad 8 approssimato, adesso sì, e quindi viene 51 meno 10p uguale a n che è 8 per p più 1 diviso 0,2. D'accordo? Adesso ci troviamo. Da cui qua viene 0,2 va via, qua deve venire questo va via e diventa 40 e quindi viene 51 meno 40 uguale 50, da cui P viene uguale a 11 diviso 50, adesso ci proviamo. Quanto fa 11 diviso 50? 2,02. 0,22. 0,22. Ecco qua. Scusa, ho fatto un po' di confusione, quindi qui abbiamo un prezzo di 0,22, cioè un prezzo leggermente superiore al prezzo di minimo dei costi medi. Questo significa che queste imprese, in questo caso, caso ipotetico che stiamo facendo, lavorerebbero leggermente al di sopra dei costi medi. Se andassimo a calcolare i profitti, otterremo un profitto positivo. D'accordo? Come si spiega questo fatto? Come si raccorda col modello che abbiamo visto prima, dove tutte le imprese in equilibrio fanno profitto nullo? È un fatto meramente dovuto a un intervallo di tempo limitato. Abbiamo 8 imprese, tutte fanno un piccolo profitto positivo semplicemente perché non c'è spazio per la nuova impresa. Come entra un'impresa con una tecnologia leggermente migliore, la curva si abbassa verso il basso e le imprese torneranno a fare profitto nullo. D'accordo? Fatta questa piccola parentesi, non so se la ritroveremo negli esercizi che faremo, ritorniamo qui. Abbiamo detto n uguale ad 8. Quindi, in questo caso particolare, l'equilibrio come si verifica? N uguale ad 8. Il prezzo P, abbiamo detto, ovviamente anche qui c'era 0,2, il prezzo P era quello che avevamo fissato nell'equazione, 0,2. La quantità Y prodotta dalla singola impresa è questa qui, 0,2 più 1 diviso 0,2, cioè 6. Quella di minimo dei costi medi. La quantità Y grande invece prodotta dal mercato sarà uguale a 8, il numero di imprese
prese per 6, per 6 uguale 48. Qual è il profitto che fanno le singole imprese? Già lo sappiamo, il profitto è uguale a 0 perché lavorano esattamente nel punto di minimo dei costi medi. Facciamo la verifica semplicemente per vedere che non abbiamo sbagliato i calcoli, quindi uguale a P per Y, 0,2 per 6 meno i costi, sono scritti là, meno 0,1 per Y al quadrato, quindi per 6 al quadrato, più 6, e poi c'è meno 3,6 più 6, meno 3,6. D'accordo? Vediamo se ci troviamo. Allora, qua fa 1 e 2, poi qui abbiamo 6 per 6, 36, meno 3, 6, mica ci troviamo tanto bene. Vediamo un po' perché non ci troviamo, più e meno, I per Y. Oggi questo esercizio, meno 0,1 per 36 più 6 meno 3,6. Ah, ci troviamo, sì. 7,2 meno 7,2. D'accordo? 7,2 meno 7,2 che viene uguale a 0. Ci troviamo perfettamente. Poi, ultima domanda. Poi ci fermiamo. Si supponga che lo Stato limiti la libertà di entrata e uscita delle imprese dal mercato fissando il numero di imprese a 2. Determinare prezzo, quantità, prodotta, livello dei profitti corrispondenti al nuovo equilibrio del mercato. Quindi questa volta supponiamo che sia N uguale a 2. Quindi non sia più libero, ma sia lo Stato a fissare la libertà di entrata e uscita del mercato. Ricalcoliamo l'equilibrio. Eccolo qui. Evidentemente qui dobbiamo mettere n uguale a 2. Tutto questo lo possiamo eliminare. Risolviamo l'equazione, ovviamente qui è fissato n, quindi non si lavora più a prezzo uguale a 0,2. E quindi scriveremo 50 meno 10p uguale 10p più 10. Da cui viene fuori P uguale a 40 diviso 20, cioè P uguale a 2, d'accordo? P uguale a 2 significa che la quantità prodotta dalla singola impresa Y è uguale a 2 più 1, 3 diviso 0,2, cioè 15. La quantità prodotta dal mercato Y grande è uguale a 2N, cioè 2, per 15, uguale a 30. Il profitto delle imprese P greco, dobbiamo calcolarlo, sicuramente verrà maggiore di 0, è uguale a P, 2, per 15, per Y, meno 0,1 per y al quadrato per 225 più 15 meno 3,6. Quanto fa? Non mi azzardo a fare calcoli perché non sono in grande forma. 18,9, d'accordo? Domande? Va bene, non ce la facciamo a fare un altro esercizio, continuiamo. Venerdì.